Presidente Grant, dopo l'interessante incontro dell'ottobre scorso che ha visto relatori importanti, esperti del settore dell'economia, tra cui anche il professor Stefano Zamagni, oggi si ritorna al Belvedere, questo scenario fantastico, bellissimo, per parlare del settore agricoltura che purtroppo in questo periodo risente della crisi congiunturale. Allora bene, in effetti il credito cooperativo ha tanto in comune con il settore agricolo. Bisogna ricordare che nel 1883 la prima banca nata in Italia, a Padova, in provincia di Padova, nasce proprio grazie a 32 soci che erano tutti agricoltori e contadini, che l'hanno fatto proprio per incentivare l'agricoltura. Quindi noi abbiamo forti radici nel mondo agricolo. Noi sentiamo in questo momento la necessità di accelerare la ripresa in questo settore ed è per questa ragione che abbiamo deciso di organizzare questo convegno. Quali saranno i temi che saranno affrontati oggi pomeriggio? Allora, diciamo forme di finanziamento per l'agricoltura, agevolate, comunitarie, locali, proprio ad informare gli agricoltori degli strumenti oggi di loro disposizione per rilanciare il mondo agricolo. Naturalmente sono stati chiamati a parlare di questi argomenti quelli che sono i protagonisti del settore. Certo, dall'ICREA Holding, che è la nostra cassaforte di famiglia, c'è un esperto dei crediti agrari, parlerà di crediti agrari. Che cosa si aspetta da questo incontro? Di stimolare le istituzioni, di stimolare le aziende agricole e di stimolare tutti per lavorare seriamente su questo problema. Ecco, ci può dire qual è lo stato dell'arte attualmente, nonostante il periodo, come abbiamo detto, di crisi del Banco di Credito Cooperativo? Diciamo, la Banca di Credito Cooperativo è una banca molto attiva, una banca che ha come obiettivo primario quello di aiutare l'economia locale. Il nostro obiettivo, quello principale, quello che ci dice il nostro statuto, è quello di fare la nostra parte nella comunità in cui viviamo.